Dating for Women's Day, una maniera originale per celebrare la donna qualche ora prima del fatidico 8 marzo, in un centro di estetica medica top, situato in Napoli, al centro commerciale Azzurro, appena l'uscita di Fuorigrotta al terzo piano. Poiché siamo in un ambiente assolutamente top nel campo della medicina estetica, non potevamo che avere un direttore di questo centro plurispecialistico dedicato alla bellezza e al benessere non solo della donna ma anche dell'uomo, che oggi, scusatemi, ma passa un attimino in secondo piano, un direttore sanitario top, il professore Giuseppe Maria Izzo. Buonasera professore. Noi siamo contenti di aver avuto questa iniziativa perché dobbiamo celebrare la nostra cliente massima, la donna. Vero, è vero, verissima, ora anche gli uomini ci tengono molto al loro aspetto, alla loro bellezza e alla loro presenza. Ma noi abbiamo pensato di voler dare un omaggio a quella che è la vostra festa, la festa di voi donne, eccetera, che dovete essere celebrate. Abbiamo pensato di offrire il ventaglio dei nostri servizi, di presentare a chi ci viene a trovare tutto quello che noi possiamo offrire loro, con la nostra esperienza, la nostra professionalità e con le nostre macchine che sono tecnologicamente fra le più avanzate. Grazie. Un mimosa party, un live music, tanta bella gente e tanti medici specialisti che durante il corso del party illustreranno quelle che sono le loro specialistiche e quelle che sono tutti i servizi che possono offrire della medicina estetica non solo alla donna ma anche all'uomo. Io partirei proprio dal detto dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, perché è importante mangiare per essere belli dentro ma soprattutto fuori. Assolutamente sì, belli dentro, ma adesso oggigiorno diciamo l'aspetto estetico conta ancora di più di quello che sei dentro. Quindi è normale, la frase che ha appena pronunciato ci rispecchia, perché noi in base a come mangiamo così ci costruiamo, giustamente. Ecco, ma quali sono poi le diete che lei consiglia alle clienti ma anche ai clienti, perché anche l'uomo oggi è diventato più esigente forse della donna? Assolutamente sì, perché adesso diciamo prima era molto rinomata la dieta mediterranea, che non è più la dieta mediterranea di una volta, quindi adesso non esiste una dieta ma ci sono le tante diete, quindi la dieta è personalizzata, non esiste l'unica terapia che può andare bene a tutti, deve essere un abito la dieta per il paziente, non può essere una dieta prestampata. Io do la dieta mediterranea magari per le persone che hanno più una serie di problemi o comunque hanno una certa età, ma do anche diete chetogeniche, detossificazioni epatiche, leggermente proteica per chi invece è atleta, quindi veramente le diete sono tantissime. Ecco, sbagliamo anche il fatto che si fa la dieta non mangiando. No. È esattamente l'opposto. Per nulla, anzi spesso mi dicono pure dottoressa ma io non ce la faccio a finire tutto. Mi chiamano preoccupate, ma non è che sto ingrassando, poi ovviamente io li tranquillizzo. Il bilancio fa la differenza. E più che altro è la qualità che fa la differenza, quindi bisogna scegliere il cibo e non mangiare quello che ti trovi avanti, qualsiasi cosa, perché non va bene il qualsiasi. Paola, dicevamo che poi l'uomo rispetto alla donna oggi è diventato più esigente rispetto alla bellezza, vero? Diciamo che noi donne siamo diventate esigenti nei riguardi degli uomini, vogliamo un uomo perfetto, curato, profumato e di conseguenza l'uomo si è adeguato. Quindi è costretto. E quindi noi è costretto, trova piacere, di piacere, e quindi che ben vengano centri unisex dove sia l'uomo che la donna possono ritrovare quell'armonia interiore ed esteriore grazie alla cura di se stesso. Diciamo che tu
non ricorri alla chirurgia, ma qualche piccolo maquillage ogni tanto ci sta. Sì, sicuramente per me l'estetica è fondamentale, tutto ciò che è bello dà gioia al cuore. Poi trovare chiaramente un centro che unisce l'estetica alla medicina è sicuramente una garanzia in più per noi donne, ma anche per gli uomini ovviamente. Credo che centri come questi siano fondamentali per migliorare la vita di tutte le persone e soprattutto affidatevi sempre a mani esperte, io lo dico sempre. Mani sapienti, mani che sanno quello che fanno, perché è meglio, ecco, vedere bene dove si spendono i propri soldi, altrimenti possono essere soldi buttati. Quindi dico, affidatevi al top come questo centro medico, che sicuramente offre il fiorfiore delle eccellenze per quanto riguarda la medicina estetica. E quindi meglio fare una cosa fatta bene anziché tante fatte male. Veramente un centro all'avanguardia, tante attività, e ovviamente non poteva mancare la ginecologia. Sì, infatti il centro mette a disposizione tutta una serie di tecniche estremamente innovative e all'avanguardia per quanto riguarda i trattamenti ginecologici. L'anti-aging vaginale trova qui le tecniche più innovative come il laser vaginale, il Mona Lisa Touch a disposizione per tutte le donne che ne hanno bisogno, e prossimamente anche trattamenti al plasma, il PRP, trattamento estremamente innovativo per la rigenerazione vaginale. Tante mani esperte, tanta medicina. Sì, sì, la caratteristica di questo centro è quello di raggruppare medici esperti nelle proprie materie, e in particolare come ginecologa ci sono io proprio per il trattamento di tutti i disturbi legati all'invecchiamento della sfera genitale. Dottore, dicevamo che bisogna sempre affidarsi alle mani sapienti. Certo, senz'altro, come in tutti i lavori, il nostro è un lavoro che naturalmente ha a che fare con la bellezza sicuramente, ma anche con la salute, e innanzitutto va tutelata la salute delle persone, quindi per questo occorre esperienza, occorre adeguatezza dei trattamenti, occorre riuscire ad adeguare i trattamenti al problema che presenta la persona, problema sì di natura estetica, ma comunque sempre un problema, quindi l'esperienza è sicuramente la prima cosa. Trattamento che l'uomo richiede. Sì, allora i trattamenti in genere sono trattamenti viso in modo particolare. Io che mi occupo di chirurgia estetica, sicuramente l'uomo è molto attento per esempio a problemi delle palpebre, a problemi delle orecchie a sventola oppure di un brutto naso, ma non disdegna anche trattamenti di medicina estetica come il Botox per le rughe oppure l'acido ialuronico. Insomma, ormai si sta avvicinando in una maniera molto importante al nostro settore. Ed è vero che la bellezza salverà il mondo, la frase importante di Dostoevskij? Beh, non so se lo salverà il mondo, però sicuramente è molto importante. Migliora, certamente. Per il momento è tutto, vi invitiamo a venire qui in questo centro di medicina estetica straordinario che insiste nella città di Napoli a Fuorigrotta, nel Parco Azzurro, un centro commerciale veramente ampio dove potete trovare trattamenti, ma mi raccomando, le mani qui sono sapienti. Sicuramente sì.